Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Walker di fiducia. Eccoci oggi all'immancabile video per quanto riguarda le uscite su Xbox del mese di giugno. Un mese molto particolare perché non c'è tantissima roba, devo essere sincero. Quella che c'è però è un po' un mix fra la raccolta dei DLC più croccanti della scena videoludica e alcune cosine carine, tutto sommato. Detto questo, prima di passare al cuore del video, iscrizione e campanellina per non perdervi nessuno dei miei video che trattano l'ecosistema di Xbox e un bel like per supportarmi. Detto questo, non indugiamo oltre. Let's go! Cominciamo dal giorno 3 giugno, quando torneremo in quel di Tamriel, perché arriva su PC Gold Road, l'ultima espansione di The Elder Scrolls Online, dove dovremo impedire a Itelia, un principe daedrico, di tornare. La versione per Xbox invece arriverà il 18 giugno. Ci avventureremo a Westweald, una regione che fece capolino in The Elder Scrolls 4 Oblivion, minacciata dalla vicina giungla di Valenwood e dalle incursioni daedriche. Dovremo difendere la capitale coloviana di Skingrad, indagando nelle lande selvagge di Dawnwood ed esplorando gli altipiani coloviani, zone in pericolo per via del caos provocato dal ritorno di Itelia. È stata aggiunta una nuova meccanica di gioco, ovvero lo scribing, un sistema unico che consente di personalizzare lo stile di gioco, ottenendo abilità speciali e modificarne effetti e funzionalità. Infine sarà inclusa anche la Lucent Citadel, una nuova trial per 12 persone. Nuovi eventi mondiali, boss, missioni delve, dungeon pubblici. E vabbè, come sempre io faccio tanti proclami sul non giocare troppi game as a service e ne sto portando avanti 4. Giorno 4 giugno arriva Rolling Hills, anche al day one sul Game Pass, tutto incentrato sulla gestione di un ristorante di sushi dove saranno i robot a cucinare. Conosceremo nuovi amici, acquisteremo ingredienti, potenzieremo ed espanderemo la nostra attività culinaria per soddisfare le necessità della ridente cittadina di Rolling Hills e affermarci come ristorante stellato. Piccola aggiunta, ma senz'altro estremamente gradevole. Grazie all'arrivo sul Game Pass, questa non si può saltare. Sempre il 4 giugno arriva anche un altro DLC, stavolta di Destiny, ovvero La Forma Ultima. Questa espansione include la nuova campagna, 3 nuove super, una nuova destinazione, nuove armi, armature da ottenere e il primo episodio nell'anno della Forma Ultima. Grazie ai poteri prismatici sarà possibile combinare gli elementi dell'arco, solari, del vuoto, della stasi e della tela scura per personalizzare la propria sottoclasse in modi unici. Per quanto riguarda la campagna, dovremo intraprendere un pericoloso viaggio nel cuore del viaggiatore, radunare l'avanguardia e porre fine alla guerra tra luce e oscurità. Per distruggere il testimone e il suo progetto di conquista potremo avere cacciatori dell'arco, titani del vuoto e stregoni solari, aggiungendo 3 nuove super appunto al nostro arsenale. Non gioco da diverso tempo a Destiny, a dire la verità, giocavo al primo, il 2 l'ho a malapena toccato, forse perché mi ero chiuso in modalità tunnel proprio sul primo episodio. Spero davvero che questo sia un contenuto di livello, anche per il team di Bungie oltre che per i giocatori. Saltiamo al giorno 18 giugno, ovvero il rune compleanno per Still Wakes the Deep, horror in prima persona di The Chinese Room, lo studio di sviluppo che ha dato vita a titoli del calibro di Amnesia, Machine for Pigs, Everyone's Gone to the Rapture e The Arrester. Saremo un operaio in servizio su una piattaforma petrolifera nelle gelide e oscure acque del mare del nord, e una tempesta ha travolto la struttura. Le linee di comunicazione sono state interrotte e ogni via d'uscita è ormai inaccessibile. Avremo una sola via per fuggire, scoprire l'orrore che si è impadronito della piattaforma e affrontarlo con una buona dose di mutande pulite che non si sa mai, un ricambio può sempre tornare utile. Dovremo cercare i membri del nostro equipaggio e aiutarli a sopravvivere, ma dovremo anche trovare e sconfiggere la minaccia che si annida nella piattaforma, senza mani però, senza poteri, ma utilizzando solo il nostro ingegno. Calcolando il tipo di prodotto e i prodotti realizzati in precedenza dal team, so che siamo a un livello di ansia sopra le righe e quel senso di claustrofobia che trasmettono le immagini per me è già più che abbastanza. Sono convinto però che gli darò una provata, perché anche questo sarà presente al day one su Game Pass. Arriva anche il giorno 21 giugno Shadow of the Erd Tree, ovvero il DLC di Elden Ring. L'espansione, a detta di Miyazaki, ci porterà in una regione differente del mondo di gioco, completamente sconnessa da quello originale, dove scopriremo di più sul fratello gemello di Malenia, Mikella, e dovremo fare luce sul perché sia finito lì e sulla sua storia.
Ovviamente non mancheranno nuove armi, nuovi elementi della lore e nuovi nemici da uccidere, che chiaramente potrebbero anche essere al contempo un palmarès di nuovi modi per morire male. Si tratta di un vero e proprio spauracchio per tutti gli sviluppatori più o meno indipendenti che per stabilire la data di uscita dei loro prodotti hanno accuratamente evitato questo mese di giugno. Ci sta, al netto che i Souls-like siano ultimamente molto in voga, si tratta comunque di un DLC estremamente atteso. Concludiamo sempre lo stesso giorno anche con Shin Megami Tensei 5 Vengeance, che è la nuova versione del già noto Shin Megami Tensei 5, completamente migliorato sia da un punto di vista squisitamente grafico ma anche contenutistico. Sono state aggiunte nuove aree, demoni, soundtrack e il titolo offre un'esperienza di gioco più accessibile, oltre che a un sistema di combattimento migliorato, una maggiore esplorazione del mondo di gioco, e ci fornirà inoltre due percorsi narrativi completi. Il primo è un percorso completamente nuovo, il canone della vendetta, una drammatica storia di vendetta da parte dei caduti, incentrata su nuovi personaggi e un'enigmatica coorte di demoni, le Cadistu. Credo si legga così. Va bene, comunque. L'altro percorso, invece, è la storia originale narrata in Shin Megami Tensei 5, il canone della creazione. Un eterno conflitto tra angeli e demoni, in cui il protagonista combatte per il destino del mondo. Queste sono tutte le uscite del mese di giugno, non sono tantissime, devo dire la verità, però insomma cominciano le vacanze, ci sono gli showcase, tutte cose, vabbè dai, parliamone un attimo insieme, va. Benissimo people, queste sono le uscite per quanto riguarda il mese di giugno, ne ho raccolte proprio pochine, il minimo sindacale, perché poi ci sono tanti titoli indipendenti, molto piccoli anche, ed è abbastanza normale se vogliamo, a parte il discorso Elden Ring Shadow of the Erd Tree, che sicuramente sarà un acquisto fisso, mi auguro, di tutti coloro che hanno acquistato Elden Ring, ma soprattutto ci sono gli showcase, quindi ci sarà tantissima roba in pista che verrà mostrata. Non credo che alcuni azzardino un rilascio dei loro prodotti sui quali magari hanno lavorato per tanti mesi investendoci un botto di soldi, venendo magari soverchiati dagli annunci presso qualche showcase. È vero che non esiste più l'E3, ok, l'abbiamo capito, però insomma l'evento, l'Xbox Game Showcase, è uno sicuramente dei più attesi da parte di tutti, perché poi c'è anche Call of Duty all'interno di questo evento, per cui tantissimi occhi saranno puntati lì. Bruciarsi fra virgolette la pubblicità a ridosso appunto degli showcase potrebbe essere un pericolo, quindi capisco che molti abbiano scelto di alzare le mani e dire ok, non mostriamo nulla per il momento o non mettiamo le date in questa finestra di lancio. Io sicuramente sarò già impegnatissimo perché sto già giocando un sacco di altri game as a service, per cui non toccherò Elden Ring perché come sapete sono senza mani, però sicuramente Elder Scrolls Online Gold Road sicuramente lo giocherò, perché sono tornato a giocare Elder Scrolls Online, sto già giocando anche World of Warcraft, sto giocando Diablo 4, speriamo che allo showcase venga annunciato qualcosa di croccante, però insomma, periodo pre-vacanze me lo aspetto, e mi aspetto anche un luglio ancora più sottotono in termini di grosse uscite. Ditemi però ora voi qui sotto nel box dei commenti che cosa ne pensate, acquisterete qualcosa, siete sicuramente già orientati con qualche prodotto specifico nel portafoglio, ditemelo ovviamente qui sotto nel box dei commenti, e non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento gamers, alla prossima!